Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la seconda parte della mia collezione Legacy. L'ultima volta volevo registrare un video soltanto ma veniva fuori una cosa lunghissima, perciò ho deciso di spezzare il video in due, sulle armi a distanza e sulle armi da mischia. Adesso vedrò se aggiungere anche quelle dell'evento in questo episodio, vedrò alla fine quanto durerà, quindi tenetevi pronti, regia, sigla! Allora, partiamo dalle asce, anche dalle armi grigie, sì, questa purtroppo non si capisce. Abbiamo già un'ascia montana Legacy, la Monte Mannaia pure questa con probabilità, un'altra con probabilità, bella questa, e la sfascia, una probabilità di critico e due danni critici più un danno. Questa fa paura secondo me raga, percata in modo correttissimo. Ascia artigianale, che purtroppo non si sa, abbiamo una ardente, eccola qui, scheggiascia con l'elemento energia Legacy, perché non ha le tacchette, ve lo ricordo. Poi abbiamo questa spaccacrani con 3 perk di danno, assolutamente fantastica, e un'altra collera del redivivo, anche questa Legacy, probabilità di critico, una perk di danni critici e una di danni. L'ascia paralizzante stop raga, questa la porterò sicuramente full perk. Poi abbiamo un'ascia infranta, anche questa, Legacy, una super ascia, una frantuma ossa, Legacy, che bella questa, pure di fuoco, 2 perk di danno e una di danno critico, spettacolare. E infine questa, che non è Legacy, vedete appunto le tacchette sull'elemento. Abbiamo un'ascia laser senza elemento e un'apocalisse, anche questa, Legacy. Mazze da baseball, raga, mazze da baseball, allora, questa non si capisce, probabilità di critico, questo ok, Legacy, probabilità di critico e 2 danni, danni, danni critici e danni, ci sta, danni, danni, probabilità di critico e 2 di efficacia, vigore, attacco pesante. Eh sì raga, prima non si chiamava efficienza ma bensì efficacia, per quello io nei miei primi video in cui portavo le armi continuavo a dire efficacia perché davo per scontato che era ancora chiamato così. Probabilità di critico, questa elemento natura anch'essa Legacy, questa invece d'acqua, sempre Legacy. E anche questa Legacy con 2 perk di danno, niente di particolare però. Mazze da cricket, una normalissima, ok, anche questa niente di speciale. E pure questa, niente di speciale, sono Legacy sì, ma niente di che possiamo dire. Ok, durevolezza, danni critici, questa è elemento energia Legacy, sì. Elemento energia Legacy e 2 probabilità di critico su questa falce. Elemento acqua Legacy sulla falce elegante, probabilmente è una cosa che visivamente è molto bella da vedere. In quanto a utilità, beh, ecco raga, un po' inutile perché alla fine già non mi piace tanto come arma la falce elegante. In più non è neanche percata bene, quindi. Falce laser, allora abbiamo la falce laser senza elemento, attenzione, eppure di qua. Bella, questa mi piace, con 3 perk di danno, una probabilità di critico e una durevolezza senza elemento. Attenzione. Passiamo alle lance. Le lance, vediamo. Allora, probabilità di critico, ok. Anche questa probabilità, ok. Elemento energia Legacy, anche questa, ok. Questa invece no. Questo spiedo non è Legacy. E invece quella versione leggendaria, sì, efficacia. Mentre ora si chiama efficienza. Io, raga, non ci avevo fatto caso finché una volta un tipo mi fa nei commenti: ma la smetti di chiamarla efficacia, si chiama efficienza. E io lì per lì ho guardato e ho detto: cacchio è vero, ma allora hanno cambiato qualcosa. Ma è da un po' che io facevo i video dicendo ancora efficacia e invece si diceva già efficienza. Niente, risolto questo piccolo tranello, andiamo avanti. Lance militari, ok, niente di che. Abbiamo un elemento acqua Legacy anche su questa. E abbiamo tante perk di danno anche su questa. Danno, danno critico e addirittura impatto più 25 e potenza della respinta più 400. Su una dissezionatrice potrebbe essere interessante, non lo so, non lo so. Vi ricordo che sotto questi due video voi commenterete quelle armi che vi piacerebbe vedere sul canale, ovviamente raggruppando solo queste Legacy in questi due video. E quando comincerò a portare queste armi Legacy andrò a pescare appunto persone tra di voi nei commenti, o meglio armi che avete scritto voi nei commenti. Tridente laser invece, elemento acqua Legacy, e questo addirittura senza elemento. Ok, l'orgoglio contadino per intenderci, Legacy anche quello. Ora passiamo alle spalle. Abbiamo probabilità di critico su questa, fantastica, 10% danni, niente di che. Elemento fuoco Legacy sull'affettatrice lama corta, probabilmente è figo da vedere anche su questa. Elemento natura Legacy e questo, vabbè, purtroppo senza elemento. Potevo quasi completare il set. Fuoco Legacy, natura Legacy, ci mancava solo acqua Legacy. Poi abbiamo, vabbè, una spadina normale, 10% danni da arma, causa danni da tormento, non si sa perché c'è quella perk. Natura Legacy sulla spada ombra, fantastico. Acqua Legacy, speriamo che sia di fuoco questa. No, invece no, non abbiamo oltre i set. Però è Legacy pure questa, probabilità di critico, eccetera eccetera. 10% danni sulla spada a due mani. Natura Legacy, ok, un'altra Natura Legacy versione
blu, questa non è Legacy e questa invece lo è, niente di speciale però. Abbiamo poi la lama laser elemento energia Legacy e una lama tempesta senza elemento. All'epoca ce l'avevo di fuoco, però ce l'avevo nel mio inventario. Quando è uscita la funzionalità del ricombustolatore di percaggi, ho deciso di ricombustolare la mia lama tempesta non sapendo che fosse rara di fuoco. Quindi rip, vabbè dai, ce l'ho comunque Legacy senza elemento e energia Legacy ci può stare, non che mi servisse per forza quella di fuoco. Passiamo agli attrezzi, leva chiodi, ok, niente di che, probabilità di critico e danni. Attenzione, due probabilità critiche e due perk di danno, questo è interessantissimo, lo metterei tra i preferiti se potessi. In più, anima rossa, anche questa, Legacy, efficacia, efficacia, danni, danni e durevolezza, niente di che purtroppo. Probabilità di critico, fedel tubo è sempre fedele, bravissimo. Questo elemento fuoco, Legacy, probabilità Legacy senza elemento. Questo elemento natura, Legacy, fighissimo, speriamo veramente questo in acqua. Niente, danni, danni, danni critici, durevolezza, Legacy, purtroppo senza elemento. Oh, sarà, ma le versioni leggendarie sono quasi tutte senza elemento, eh? Razzo mazze, elemento energia, Legacy, probabilità. Elemento natura, Legacy, fighissimo, lo schiacciabietti sicuramente farà un effetto straordinario con l'elemento natura Legacy. Martelli pesanti, abbiamo 10% danni, 10% danni anche qua, efficacia. Danni, danni critici, ok, niente di che. Elemento fuoco Legacy sul martello da guerra. Causa danni da tormento per 6 secondi. Questo non è Legacy, il martel fatto mio. Ok raga, e così ho concluso il mio registro per quanto riguarda le armi da mischia. Ve l'ho mostrato. Mi raccomando, scegliete voi nei commenti cosa farmi portare su, perché quando deciderò di portare avanti questa serie, che non è la serie segreta che vi sto tanto tenendo nascosta, ma è semplicemente una serie che mi piacerebbe portare più là nel tempo, andrò a pescare tra di voi i commenti con più like e quelli che mi consiglieranno le armi più interessanti anche. Quindi, se non l'hai ancora fatto, ti invito a scrivermi un commento. Questo non sarà l'ultimo video, attenzione, perché farò un altro video per le trappole Legacy e per i progetti evento Legacy. Quindi, se ti è piaciuto questo video, ti ricordo solamente di lasciarmi un bel like. Io ti ringrazio di averlo guardato, ti ringrazio della compagnia. Noi, raga, ci vediamo domani. Bella bella!